carissimi fratelli e sorelle, purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi tecnici, quindi la diretta questa sera inizierà con qualche minuto di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Per quanti ci seguono tramite YouTube, faremo comunque la diretta anche tramite YouTube, ma purtroppo non ci sarà il video della dottoressa, sentiranno soltanto l'audio. E comunque ecco, restate sempre collegati e sintonizzati sulle nostre frequenze. Ave Maria. Andare oltre gli inganni. L'età nostra vista con gli occhi dei santi. Un programma a cura della dottoressa Cristina Siccardi.
Ave Maria, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Buon Consiglio. Siamo alla vigilia della Domenica delle Palme e quindi domani per noi cattolici è davvero una giornata specialissima e che darà appunto l'ingresso alla Settimana Santa. Quindi è una giornata speciale domani e oggi e questa sera attendiamo la Domenica delle Palme parlando di un beato poco conosciuto ma che ha avuto un peso molto grande nella Chiesa per quello che ha rappresentato, per ciò che è stato, per ciò che veramente ha testimoniato. È poco conosciuto, dicevo, ma in realtà deve essere divulgato. Perché dico questo? Perché è assolutamente confacente alla nostra epoca. E sto parlando del beato Francesco Fa di Bruno, la cui ricorrenza è proprio oggi, 27 marzo. Il suo dies natalis è stato 133 anni fa. Quindi direi che cade propizia questa ricorrenza, perché il beato Francesco Fa di Bruno è stato un militare, è stato un grande scienziato conosciuto a livello internazionale, è stato un sacerdote, quindi ha vissuto la sua vicenda terrena sia da un punto di vista laico e sia da un punto di vista proprio di sacerdote, e ha fondato un istituto religioso femminile, quindi veramente una personalità a tutto tondo che ha spaziato in diversi campi dello scibile umano ma anche della carità, come andremo a vedere proprio questa sera. Ricordiamo chi è stato, anche perché, come dicevo, non è molto conosciuto e la sua attenzione è in maniera più visibile a Torino e in un determinato quartiere, il quartiere di San Donato, dove esiste ancora il santuario che lui ha edificato non solo per sua volontà ma anche proprio sul suo progetto, perché è stato anche architetto ingegnere. Però, come dicevo, l'attenzione e l'interesse è molto circoscritto e invece è decisamente propizio conoscere questa figura e poterla anche farla conoscere ad altri, quindi trasmettere questa sua grande testimonianza di fede. Chiedo solo alla regia una cortesia, c'è un fruscio che non mi permette di parlare bene, non so se è possibile sistemare perché è un fruscio fastidioso. Allora, ecco, adesso non c'è più, grazie. Allora, Francesco Fa di Bruno nasce ad Alessandria il 29 marzo del 1825 e, come ho detto prima, muore a Torino nella giornata di oggi, il 27 marzo del 1888. E guardate bene un aspetto, muore poche settimane dopo la scomparsa di San Giovanni Bosco, che lui aveva servito tante volte e con grande devozione all'altare. Quindi serviva messa e spesso la serviva proprio per le celebrazioni eucaristiche di Don Bosco. Muore quindi poche settimane dopo la dipartita del fondatore dei Salesiani. Dicevamo militare,
Sì, perché è stato un ufficiale dell'esercito regio sabaudo, ma era anche un matematico, quindi militare, ma un matematico, uno scienziato, un inventore persino. Infatti, vedremo poi, ha inventato anche degli strumenti. E in pratica egli ha servito lo scibile umano da una parte e Santa Madre Chiesa dall'altra, allo stesso tempo. Davvero particolarissimo questo uomo di Dio, particolarissimo e allo stesso tempo, come dicevo, molto attuale, molto molto attuale. Era il dodicesimo e ultimo figlio di Lodovico Fadebruno, marchese di, ba di, scusate, di Bruno, era marchese di Bruno. Dopo aver frequentato l'Accademia Militare, Francesco fu nominato ufficiale e si distinse negli studi soprattutto geografici e nella cartografia. Nel 1848-1849 egli partecipò alla prima guerra d'indipendenza italiana e si distinse anche in questo campo perché venne decorato e promosso capitano di Stato Maggiore. Combatté a Peschiera ed effettuò addirittura dei rilievi topografici molto precisi del territorio lombardo e quindi fu in grado di realizzare quella che viene detta la Gran Carta del Mincio, che fu utilizzata, questa mappa fu utilizzata per la battaglia proprio che si teneva in quei territori. E quindi fu utilizzata durante la seconda guerra d'indipendenza nel 1859. Quindi un militare che partecipò a due guerre, tutte e due delle risorgimentali dell'indipendenza, a 10 anni di distanza, e addirittura i suoi studi cartografici servirono proprio per il conflitto della seconda guerra. Nel 1857 iniziò ad insegnare all'Università di Torino matematica e astronomia, affiancando anche le docenze, le stesse, all'Accademia Militare e al liceo. Quindi l'astronomia e la matematica all'Università di Torino, ma queste discipline le presentava, cioè le insegnava anche all'Accademia Militare e al liceo, in modo specifico, la matematica. A motivo dell'attacco feroce e violento dello Stato italiano anticlericale, perché lo sappiamo, c'era al governo un'autorità liberale e massonica, ecco. Ecco, quindi questo violento attacco anticlericale nei confronti della Chiesa non fu mai lui, uomo di pubblica fede, privata e pubblica fede, non fu mai nominato professore ordinario. Quindi, in sostanza, per testimoniare la sua fede, egli sacrificò il prestigio. Pubblicò importanti studi sulle teorie fisiche, matematiche, in particolare quelle della cosiddetta eliminazione, e sulle funzioni anche ellittiche, quindi questioni prettamente scientifiche. Autore anche riconosciuto a livello internazionale. E ha scritto dei trattati e delle memorie. Quindi rimane un corpus di opere tuttora presenti
nelle biblioteche, negli archivi, negli istituti, nelle università, che portano proprio la sua firma. Nel 1859 diede alle stampe a Parigi la Théorie générale de l'élimination, in cui lui esponeva la formula che prenderà poi il suo nome. E la sua fama in campo matematico crebbe soprattutto con il trattato sulla teoria delle forme binarie. E poi collaborò con molte riviste scientifiche, pubblicò diversi testi scolastici che vennero adottati proprio sui banchi delle scuole del tempo. Ma non si fermò qui la sua attività, era anche molto appassionato di musica e componeva lui stesso musica e raccoglieva questi suoi componimenti, così come raccoglieva anche quelli di altri autori, e li pubblicava. Ma era anche attento ai manuali di devozione e liturgico-musicali, quindi pubblicava questi manuali e dove lui era autore sia dei contenuti scritti e sia di queste musiche liturgiche. Poi ancora si occupò di ascetica e scrisse opuscoli in merito, ma scrisse anche vite di santi e rimangono ancora oggi dei testi agiografici. E come si occupò anche di morale e ne scrisse. Cioè, vedete veramente quanto geniale era quest'uomo e quanto produceva anche. L'ampiezza della sua cultura si avverte anche nel suo interesse per le lingue. Era poliglotta, il beato Francesco Fanni Bruno. Conosceva l'italiano, sì certo, ma parlava correttamente anche il francese, l'inglese, il tedesco. E iniziò a studiare il russo e il cinese. Veramente, siamo di fronte ad una mente specialissima, con dei doni che Dio ha dato proprio, dei talenti incredibili, incredibili. Era ancora laico, ma nel 1859, proprio quando era in corso la guerra di indipendenza e lui ormai si stava già proiettando per un discorso di carità cattolica, ecco che in quell'anno lui fonda l'opera di Santa Zita, indirizzata a chi? Alle donne di servizio, quelle che facevano, si occupavano delle faccende domestiche nelle case delle persone benestanti o degli aristocratici. Ecco che lui pone l'attenzione a queste donne che oggi noi chiamiamo colf, queste collaboratrici domestiche. E quindi fonda quest'opera per venire in loro soccorso e fonda anche altre opere di assistenza sociale ed educativa. Infatti, annessi a tale opera di Santa Zita vi erano l'Emporio Cattolico, una tipografia, una lavanderia a vapore. Da qui veramente ci accorgiamo che quando c'è la grazia di Dio, nulla è impossibile. Francesco Fanni Bruno aveva la grazia, viveva in uno stato di grazia particolare e tendeva proprio ad una vita sempre più legata al trascendente. Quindi le cose, diciamo, materiali e le opere che lui quindi materialmente
costruito, edificato, erano però tutte indirizzate alla carità per Dio. È un concetto che oggi in pratica si è perso nella stragrande maggioranza della popolazione devota, perché anche se si è devoti e fedeli alla Chiesa cattolica, ma spesso e volentieri non abbiamo più questo modo di sentire, di essere, cioè nelle cose quotidiane, le cose che facciamo tutti i giorni, piccole o grandi che siano, poche volte pensiamo all'intervento della provvidenza, all'intervento della grazia di Dio. E ricordate, no, le parole di Gesù quando dice: senza di me non potete fare nulla. Quanto è vero e quanto i santi lo hanno visto, toccato con mano questo. Ecco, quest'uomo, soldato, scienziato, matematico, che costruisce per gli altri, ma non in uno spirito solidale, come oggi si direbbe, ovvero laico, laicista, meglio dire, in uno spirito filantropico che cerca appunto di andare incontro alle esigenze delle persone, ma praticamente esautorando, no, la presenza divina. Ecco, no, i santi, quando hanno vissuto veramente la grazia di Dio in loro, hanno operato la carità per Dio. E quindi ecco che i loro frutti si sono moltiplicati, perché, come sappiamo, come ci ha insegnato Gesù, bisogna amare il prossimo come se stessi. Ma su tutto e su tutti, già l'Antico Testamento lo diceva e Gesù è venuto a ricordarcelo, ecco, su tutto e su tutti deve dominare l'amore per Dio. E con l'amore per Dio i santi hanno dimostrato veramente che si possono moltiplicare i pani e i pesci. E il beato Francesco Fabibruno ha veramente moltiplicato l'aiuto, il soccorso, il sostegno a livello proprio materiale nei confronti delle persone che avevano bisogno, indirizzandosi però ad un aspetto molto singolare. Nella Torino dell'epoca dell'Ottocento c'erano molte persone che emigravano dalle campagne per raggiungere la città e trovare fortuna. Spesso e volentieri però non la trovavano. Ecco che questo florilegio di santità si è incanonato in tutti i santi di quella Torino ottocentesca, si è incanalato in indirizzi diversi. Chi per l'educazione, pensiamo a Don Bosco, che prendeva i bambini, i ragazzini per strada, nei mercati, e li raccoglieva, e con lo scopo, sempre, primo scopo, era quello di portarli a Dio. E poi la conseguenza era quella di aiutarli a far sì che potessero alfabetizzarsi, quindi conoscere, leggere, scrivere, saper leggere, scrivere, fare di conto, eccetera. Quindi istruirli e poi dare loro la possibilità di un lavoro. Ecco. E poi abbiamo altre figure, come ad esempio i marchesi di Barolo, che si sono dedicati all'educazione dei ragazzi delle ragazze, e si sono occupati anche delle carceri, della riforma delle carceri, quindi dei carcerati, della situazione terribile che esisteva proprio in queste prigioni, no? Dove c'era la malsanità, la mancanza assoluta di igiene, eccetera.
E poi abbiamo altri tipi di appunto assistenza. Pensiamo al Cottolengo per i malati. Che cosa ha fatto il Cottolengo? Ha costruito una vera e propria cittadella per loro. Ecco, il beato Francesco Fani Bruno, che opera nella stessa epoca, si occupa invece di queste donne di servizio, che spesso erano poco considerate e talvolta iniziavano questo lavoro giovanissime, avevano 13-14 anni ed erano anche loro delle persone molto sole, perché magari famiglie numerose, tanti figli, non potevano sfamare tutte queste bocche, e queste ragazzine quindi andavano sole in queste case ed erano un po', diciamo, se non trovavano dei padroni di casa come si deve, ecco, talvolta venivano anche usate, no? Usate, e talvolta rimanevano anche incinte. Ecco che il beato Francesco Fani Bruno non solo si accorge di loro, ma si prende cura di loro attraverso le suore che fonderà. Ricordiamo che promosse anche la costruzione di bagni pubblici e aprì cucine economiche e proprio in Torino costituì una prima biblioteca mutua circolante. Come strumento per che cosa? Di formazione e di informazione per alimentare la lettura, la cultura e per diffondere non solo libri religiosi e quelli in primis, perché come abbiamo detto i santi hanno la Santissima Trinità per loro ad essere centrale nella loro vita, ma egli procurò anche per questa biblioteca dei testi scientifici, non letterari, perché ecco, Fani Bruno era uno scienziato, era un matematico, e quindi sapeva bene discernere i testi che andavano bene per poter anche formare una, diciamo, una cultura di carattere scientifico. Pensate che bellezza. Veramente è splendido vedere i libri religiosi accanto ai libri scientifici in questa biblioteca pubblica circolante, perché andava per le strade, questi carretti pieni di libri andavano per le strade perché dovevano raggiungere la gente, le persone, con modica spesa. Ecco, questo è importante anche perché erano testi che altrove si trovavano a caro prezzo, invece erano economici. Ecco, allora il Fani Bruno ha vissuto veramente quello che lui diceva, ovvero la sua, diciamo, il suo motto era: la scienza vera porta a Dio. La scienza vera porta a Dio. E l'ha vissuto questo. Lui ha studiato la scienza, l'ha insegnata e questa scienza lo ha condotto a Dio. E questa contemporaneità che noi dobbiamo vedere in lui, di fronte a tanti scienziati, a tanti medici, a tanti sanitari, atei, l'abbiamo sotto i nostri occhi, anche in questa pandemia, quanto ateismo, quanta mancanza di fiducia nella provvidenza, nell'intervento di Dio, nelle grazie, nei miracoli. Ecco, invece, il Fani Bruno
credeva in Dio anche attraverso la scienza. Quindi lui ci insegna che la scienza può essere una via per raggiungere Dio. E tra l'altro, ecco, non è un santo, ma Einstein, il celeberrimo Einstein, anche lui non divideva la scienza dalla fede. Questa biblioteca venne estesa a tutta Italia. Pensate, quindi non solo a Torino, nacque a Torino, ma fu talmente un successo che questa biblioteca circolante, quindi se ne crearono altre, è evidente, no? delle altre strutture circolanti, si crearono in tutta Italia e venne molto apprezzata da Papa Leone XIII, che anche la benedisse. Mi pare di ricordare che la benedisse nel 1879. Il padre Bruno, come accennavo prima, si interessò anche di ingegneria e inventò diversi strumenti per la ricerca scientifica. Tra le tante cose che ha inventato e che sono presenti in un museo che le suore che lui ha fondato posseggono, e questo museo è aperto al pubblico proprio nel quartiere San Donato di Torino che ricordavo prima. Ecco, in questo museo possiamo vedere alcune delle sue invenzioni, fra cui uno strumento che egli inventò per la cecità di sua sorella, che si chiamava Maria Luigia. Questa sorella era cieca e allora lui si ingegnò e progettò e brevettò uno scrittoio per ciechi, che venne premiato con medaglia d'argento ad una esposizione nazionale dei prodotti per l'industria. Intorno al 1858. 20 anni dopo, circa, brevettò uno svegliarino elettrico e progettò un barometro a mercurio, oltre a mettere in atto altre ideazioni scientifiche e tecniche che venivano logicamente divulgate perché servivano. Molto ardito fu il suo capolavoro ingegneristico e architettonico, perché progettò questo capolavoro e lo realizzò. In che senso? Lo realizzò nella costruzione della chiesa, che lui volle a tutti i costi, e innalzò un campanile estremo, potremmo dire oggi, estremo. Non esistono altri esempi al mondo. È un campanile strettissimo e altissimo, oltre 80 metri. All'epoca era più basso solo rispetto alla Mole Antonelliana, ma di pochissimo. Ma la cosa appunto particolare è che è strettissimo questo campanile, quindi veramente è una sfida alla fisica. E il campanile appunto venne sistemato sulla chiesa di Nostra Signora del Suffragio, così volle intitolarla. Nostra Signora del Suffragio, in quanto egli pensò in particolare, vedete che era veramente speciale questo santo, perché anche se è ancora beato per la Chiesa, però era un'anima santa. Quindi ecco questo santo che aveva delle attenzioni particolari. Egli pensò ai morti di tutte le nazioni, ed ebbe sempre una devozione, un culto particolare che trasmise alle sue suore per le anime del purgatorio. Mamma mia,
Povere anime del purgatorio, mi viene a dire. Mi viene da dire, oggi come oggi. Ma quanti ancora le ricordano? Sicuramente i religiosi che ancora coltivano la fede autentica, le religiose che coltivano davvero il culto, e il culto a 360 gradi, nel senso che non si può fare a meno, se si è cattolici, di pensare ai novissimi, ovvero alla morte, all'inferno, al paradiso, al purgatorio. Purgatorio, le anime purganti sono quelle che sono beate perché destinate al paradiso, ma meno preghiere arrivano dalla terra e più tempo devono appunto soffrire per purificarsi ed essere ammesse al paradiso. Ecco, invece il beato Francesco Fadimbruno pensò proprio alle anime del purgatorio. Meraviglia. Secondo me sono quelle meraviglie che proprio il Signore realizza attraverso questi suoi santi, questi suoi devoti servitori. Meraviglia delle meraviglie. E quindi ha innalzato questa chiesa, questo campanile così svettante, così stretto che sfida proprio la fisica, per innalzare la preghiera ed intercessione alla Madonna, Nostra Signora, del suffragio, per liberare il più possibile le anime dal purgatorio con le preghiere. Con le preghiere e con le opere. Quindi, ancora oggi, questo campanile è considerato un vero e proprio miracolo di fisica statica. Subentra la chiamata vocazionale e subentra a 51 anni. Quindi, una chiamata sacerdotale tardiva. Anche qui c'è un collegamento con i nostri tempi. Talvolta ci sono persone, oggi più di una volta, che stanche, smarrite, confuse, trovano il nostro Signore e in Lui sentono appunto di avere la possibilità di una rinascita, e quindi una conversione. Nel Beato Fadimbruno la conversione non fu, diciamo, drastica, lui fu sempre cattolico, però, dobbiamo dirlo, questa sua cattolicità non era ancora pronta al passaggio all'altra riva, quindi abbandonare tutto, lasciare tutti, per abbracciare solo la vita di Nostro Signore. Perché questo avviene? Avviene proprio perché stanco lui, che aveva insegnato, lui che aveva pubblicato libri, lui che aveva costruito un prestigio intorno alla sua genialità, ecco che rimane deluso, profondamente deluso dal governo liberale massonico. In particolare in una figura specifica, Massimo D'Azeglio, laicissimo. Egli aveva pensato di pubblicare un ennesimo testo in Francia, in francese, in lingua francese, e pensava che questo testo venisse in qualche modo valorizzato dal governo subalpino. Questo non accadde e quindi trovò invece ostracismo, lui che era cattolico. Ostracismo da parte di quella lobby, potremmo dire, liberal-massonica.
E Massimo D'Azeglio fu molto categorico nel bocciare quella pubblicazione del Fan di Bruno. Quindi capì che c'era si può dire, un odio, che poi era tale, nei confronti di chi rappresentava pubblicamente la propria cattolicità. E allora quella delusione lo portò a dire, e tutto ciò è presente in un bellissimo epistolario che di recente è stato pubblicato dal Centro Studi Piemontesi, questo epistolario del padre Bruno in due volumi che vanno dal 1838 al 1888 come anni di lettere, di sua corrispondenza. Ecco, in questo epistolario lui parla ai familiari, ma anche ad altre personalità autorevoli, perché il padre Bruno carteggiò anche con nobili, professori, docenti d'Europa e politici, e fino anche ai pontefici. Scriveva ai pontefici, aveva un buonissimo rapporto sia con Papa Pio IX che con Gregorio XVI. Ecco allora che troviamo in questo carteggio di cui vi ho parlato, in questo epistolario bellissimo, bellissimo, pieno di formule matematiche anche, è splendido veramente, perché ci sono anche nelle sue esternazioni con i vari docenti delle varie università in Europa, e lui scrive formule matematiche perché si mette a confronto con gli altri docenti. Quindi è fantastico questo epistolario. E insomma, in questi due volumi noi troviamo anche delle lettere dove lui esterna tutta la sua amarezza nei confronti appunto di questi esponenti liberali massonici, e quindi da lì lui apre ancora di più gli occhi e scrive e dice e registra il fatto che d'ora in poi non servirà più le autorità laiche, ma solo più la Chiesa, e quindi solo più a essere a disposizione, egli vuole essere solo più a disposizione di Dio. E questo lui lo esterna chiaramente nelle sue lettere, ed è meraviglioso perché è un abbracciare totalmente ormai solo più Dio, e quindi vuole solo più operare in funzione della carità per Dio, e tale carità viene logicamente sviluppata nella carità verso il prossimo, perché il prossimo, nel prossimo, come per i santi, nel prossimo essi vedono l'immagine di Cristo bisognoso. Così ecco che viene ordinato sacerdote a Roma il 22 ottobre del 1876, per intervento diretto del Beato Pio IX, del Papa, proprio per motivi della sua età adulta, 51 anni. E quindi il Papa dovette dare il suo beneplacito. Compì un intenso ministero sacerdotale. Istituì a Torino una casa per accogliere le ragazze madri. Ecco qua, dall'opera di Santa Zita nasce questa casa dove riceve, accoglie, assiste, accudisce le ragazze madri. Sempre però, ricordiamolo, sotto l'ombrello, no? L'ombrello della fede cattolica. E su richiesta dello stesso pontefice fonda un collegio professionale con ritiri estivi, ritiri spirituali,
a Benevello d'Alba. Da quindi avvio ufficialmente alla congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio. È il 16 luglio del 1881, a cui lascia in eredità di alimentare in perpetuo la preghiera per i defunti, le anime del purgatorio. E ancora oggi queste suore sono impegnate in questo tipo di devozione, di culto. E quindi l'impegno proprio allo stesso tempo, quindi da un lato questa preghiera in questo senso e dall'altro l'impegno di continuare le opere socio-educative e assistenziali, soprattutto a favore delle donne. E ancora oggi queste opere e questa, diciamo, intenzione di preghiera proprio per i defunti e per le anime del purgatorio viene svolta in Italia, quindi è sviluppato diciamo, no, il suo progetto si è sviluppato e le suore di Nostra Signora del Suffragio sono presenti in Italia, ma non solo. Anche in Romania, in Argentina, in Colombia e in Congo. Il frate Bruno muore nel fiore ancora di tutto il suo ministero sacerdotale e delle sue tante attività. A 63 anni. A 63 anni. Le sue spoglie dal 1925 riposano nella stessa chiesa che lui ha fondato, quella di Nostra Signora del Suffragio. Quindi sono proprio sotto al suo svettante, strettissimo, altissimo campanile. Ecco che mi è data la possibilità di leggervi anche adesso una lettera, perché ci tenevo molto a potervela leggere. Infatti, spigolando nello splendido epistolario che abbiamo citato prima, pubblicato dal Centro Studi Piemontesi, ecco che a cura di Carla Gallinaro, troviamo una lettera indirizzata a Suor Beatrice Migliassi e datata 11 dicembre 1886. E qui egli dimostra le sue grandi doti di direttore spirituale. È un esempio che appunto ci tengo a darvi, perché qui capiamo veramente quanto fosse in grado di curare le anime, ma formarle anche, formarle. E questa suor Beatrice Migliassi è evidente appunto che era entrata fra le suore minime di Nostra Signora del Suffragio, e lui ne era il direttore spirituale, come delle altre consorelle. Dice fra l'altro: guarda il servir di tipo, di modello, a tutte nella pietà, nello zelo, nel lavoro. Divota in chiesa, sorvegliante in tutto e per tutto in casa, laboriosa e diligente insieme alle altre, per quanto si può, nei laboratori. Soffri con pazienza tutte le avversità. È l'unico mezzo che abbiamo di guadagnare qualche cosa presso Dio. Dedicale a tuo Gesù ed egli ti farà più volentieri sua sposa. Nei gaudi eterni, dopo esserle stata sposa nei dolori. Conservami e perfezionami quelle postulanti come la pupilla dei tuoi occhi. Se faremo delle buone postulanti, faremo delle buone suore. E quando avremo un bel nucleo di suore, tutto andrà a gonfie vele. Bisogna lavorare ora, in principio, per poi riposarsi dopo. Perciò sii loro da madre affettuosa, da prudente consigliera. Fatti ora vedere loro superiora, ora amica, sicché ti abbiano confidenza e nel mentre rispetto.
Queste sono le parole dei veri direttori spirituali. Abbiate pazienza, ecco, io non considero altre possibilità, perché purtroppo con il modernismo entrato nella Chiesa, talvolta non si sentono più queste parole, questi insegnamenti. Quando una religiosa entra in un istituto, deve avere la grazia di poter avere davvero dei direttori spirituali di questo calibro. Però a noi fa particolarmente effetto il fatto di pensare che un direttore spirituale di questa levatura, è incredibile pensare che era un militare, un soldato, e poi uno scienziato, un matematico, un insegnante, ecco, una persona che ha vissuto davvero dentro al mondo, molto nel mondo, con i contatti che aveva, eccetera, eccetera. Ecco che il Signore veramente gli ha donato un carisma, se vogliamo utilizzare questo termine, specialissimo. Perché infatti anche nelle altre lettere, se uno ha la possibilità di leggere, ci accorgiamo veramente che è come fosse vissuto sempre, diciamo, in seminario, fin dagli 11 anni, come si faceva per tanti seminaristi, no, della sua epoca e anche negli anni precedenti, nei secoli precedenti. Cioè, veramente è imbarazzante, direi questo, è imbarazzante per noi. E ci sbalordiamo e ci meravigliamo di fronte a tanta capacità di vivere così intensamente la direzione spirituale in questi termini, come non avesse mai vissuto nel mondo. È incredibile. Però di questa levatura è stata la santità del Beato Francesco Fa di Bruno. Vorrei veramente riuscire a poter dimostrare, ma spero in qualche modo di essere così stata chiara questa sera, nel capire che Dio può veramente tutto quando un'anima è aperta alla grazia. Questo avviene. E poi probabilmente mi rimangono ancora alcuni minuti perché ho avuto dei problemi tecnici prima e quindi si è dovuto attendere. Però ho alcuni minuti per recuperare e quindi vorrei leggervi ancora una lettera, perché trovo che queste lettere siano splendide. E attraverso loro possiamo capire veramente, attraverso di essi, capire veramente di quale grande spiritualità era fatto il Beato Francesco Fa di Bruno. Allora, in pratica, lui scrive in una lettera indirizzata al Conte di Parigi Luigi Filippo d'Orléans queste parole. Allora, dove si evince appunto l'uomo geniale, ma anche questa grande, profonda spiritualità che trasmetteva ai suoi interlocutori. E qui stiamo parlando del Conte di Parigi, Luigi Filippo d'Orléans. Lui scrive: Signor Conte, io vi prego, perdonarmi se il mio comportamento vi sembrerà molto straordinario, ma il bisogno della vostra carità è così straordinario quanto è stata straordinariamente generosa verso di voi la Divina Provvidenza. Tutto è contro di me, straniero, sconosciuto. Non oso neppure sperare che il buon Dio vi ispiri favorevolmente nei miei confronti. Ecco il favore che io imploro dalla vostra bontà. Ecco, faccio solo una parentesi, dice solo straniero sconosciuto. Abbiamo parlato prima della persecuzione nei confronti dei cattolici, eh? Ecco perché si trova in queste condizioni. E allora continua. Ecco il favore che imploro dalla vostra bontà. Io ho costruito una chiesa a Torino,
Nostra Signora del Suffragio, per ricordare tutti i morti di tutte le nazioni. Ma essa è piena di debiti, è piena di bisogni da soddisfare, come il campanile e l'organo. Ora mi sembra che la Divina Provvidenza, mediante il degno strumento che voi siete, potrebbe pensarci tramite voi e attraverso il famoso costruttore, Monsieur Cavalier Cole. Ciò vorrà dire proteggere le arti e la religione. Il denaro resterà a Parigi e l'industria francese di organi arriverà anche in Italia. Voi diverrete mecenate, caro alla Francia e all'Italia. Sua Maestà l'Imperatrice dei Francesi, Eugenia, ha donato nel 1861 all'Opera di Santa Zita annessa una quota di 2.000 franchi per una lotteria perché la casa annessa provveda anche alle giovani francesi senza dimora. Questo precedente mi fa sperare che la preghiera mia per un aiuto, sebbene straordinario, possa trovare presso di voi un'accoglienza favorevole. Il richiamo qui unito mi proverà che noi siamo pieni di debiti. E tuttavia abbiamo inviato in Francia del denaro per pagare i vetri dipinti. Così la Francia, mediante voi, potrà esserci molto utile nell'aiutare Monsieur Cavalier Cole, nel fornirvi un organo di cui vi già fatto un preventivo 3 anni fa, come voi potrete accertare nella sua fabbrica, Avenue de Mail. Vogliate perdonarmi, signor Conte, per il mio ardire, l'espressione della nostra miseria. Che il buon Dio, nell'attesa, vi accordi tutte le benedizioni, e soprattutto quelle del cielo, che accorda a tutti coloro i quali hanno soccorso gli indigenti, di cui Cristo ai suoi tempi fu il primo. I miei più sentiti rispetti, suo devotissimo servo, professore Fadi Bruno. Torino, 4 maggio 1883. La lettera fu scritta in francese, ma in questo epistolario di cui vi ho parlato, a fronte c'è anche la traduzione. Ecco, allora termino così, con queste parole meravigliose, questi insegnamenti, questa confidenza in Dio e questo assoluto abbandono alla divina provvidenza. Lui, rimasto solo, pieno di debiti, costruisce una chiesa meravigliosa, che è anche unica al mondo, per le ragioni che abbiamo detto, a causa del campanile. Allora veramente, Dio può tutto, ma solo là dove trova davvero la fede. E la fede, come i santi ci dimostrano, e questa sera ci ha dimostrato il beato Francesco Paglibruno, ecco che la fede sposta le montagne. Allora, ecco, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una santa notte e domani, la Domenica delle Palme, ecco, saremo lì a ricordare quello che i santi hanno fatto, hanno vissuto, le meraviglie, sono le vite più realizzate in assoluto, quelle dei santi. E la vita di Francesco Fadi Bruno, che speriamo venga pregato, perché se viene pregato, è evidente che prima arriverà la canonizzazione, perché ci vuole un miracolo per il passaggio successivo. E il beato Francesco Fadi Bruno ha fatto anche miracoli, però deve essere pregato, perché accade come Gesù, no? Bisogna bussare alla porta, se non si chiede è chiaro che non arriva nulla. Anzi, arrivano anche delle disgrazie, come sappiamo, no? Invece la grazia porta grazie e benedizioni. E quindi preghiamo, Francesco Fadi Bruno e chiediamo la sua intercessione, perché in questi tempi così difficili, dove lui ha insegnato
che la scienza porta a Dio, e dove tutto invece oggi ci dice il contrario, e la scienza porta all'ateismo, ecco, allora preghiamo, preghiamo Francesco Fadibruno perché ci aiuti, ci assisti e chiediamo la sua intercessione per ottenere grazie e miracoli. Santa notte e Santa Domenica delle Palme. Grazie a tutti.